Al termine, altro tiro della bandierina in favore del Perugia. Chiama tutti in avanti, dichiara. Viene in avanti Volta. C'è anche Belmonte, l'ultimo uomo è addirittura Campora. Eccoli il cross sul primo palo, rete! Rete Mustacchio! Mustacchio ha colpito! 1-0 Perugia! Proprio nel finale, lo striptease addirittura per il giocatore del Perugia. La squadra di Bucchi è in vantaggio, 1-0. Ciao Mattia e benvenuto alla nostra puntata di Peruginità. I tifosi biancorossi ti hanno rivolto alcune domande. Stefano Forza Perugia vorrebbe sapere in che cosa secondo te potresti migliorare dal punto di vista tecnico, anche se sei già un giocatore abbastanza completo. Ma parto dal presupposto che si possa migliorare sempre in tutto, però se devo trovare una cosa in particolare penso nelle scelte di gioco, nello scegliere una giocata a differenza di un'altra. Chiara invece ti ha chiesto tramite la nostra pagina ufficiale Facebook una descrizione delle emozioni che provi quando segni un gol e i tifosi urlano il tuo nome e ti acclamano. Ma sicuramente è un'emozione fantastica, è chiaro che segnare sotto un muro del genere è tutta un'altra cosa, non c'è completamente paragone, è un'emozione stupenda. La nostra tifosa Ivana chiede cosa ti ha colpito più di tutto della nostra città. Ma ha colpito tante cose, non ce n'è una in particolare, sicuramente la città, perché è una città stupenda, quindi più di una volta mi è capitato, insomma, assieme a mia moglie e cagnolino, di passeggiare per le vie del centro, ed è una città stupenda. E della nostra realtà calcistica? Ma della realtà calcistica ho un po' tutto, partendo comunque dall'entusiasmo che ha ogni persona di questa città che ci segue, arrivando comunque al museo, che è un luogo fantastico che in poche realtà hanno in Italia, e un po' insomma tutto il contorno che ci sta attorno. Ed infine anche delle nostre specialità enogastronomiche. Ma i baci perugini ormai si conoscono sin da quando siamo piccoli, quindi insomma essere qui ha un valore particolare. Poi la torta al testo ho avuto modo di assaggiarla e assieme a tante altre specialità, insomma, è buonissimo. Possiamo andare in contropiede ancora con Misuraca. Il pallone verticale per Mustacchio. Deve aggredire meglio Romizzi. Mustacchio in area di rigore. Fa tutto Mustacchio. Mustacchio! Mustacchio! Che gol ha fatto! Che gol ha fatto per il 3-1! Abbiamo chiuso la partita! L'ha chiusa Mustacchio! Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation. A special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Mattia, nel 2009 hai disputato i mondiali Under 20. Che ricordi hai di quei momenti? E chi è stato il giocatore che ti ha colpito più di tutti? Ma è stata sicuramente un'esperienza stupenda che ricorderò per tutta la mia vita. E trovare un vero e proprio momento è difficile perché è stata un mix di emozioni. Sicuramente la vittoria contro la Spagna, che era la favorita per la vittoria, è stata un'emozione immensa. Essere poi entrato comunque nella classifica del Pallone d'Oro è stata una grossa soddisfazione. Rammarico essere usciti ai quarti di finale in una partita in cui eravamo rimasti in 8 in campo e siamo riusciti ad agguantare nei supplementari il risultato. E poi insomma, abbiamo preso gol l'ultimo secondo di supplementare ed è stata una grossa delusione perché davvero ci avevamo messo un impegno incredibile e quindi la delusione è stata grande, però lo ricordo davvero come un'esperienza davvero stupenda, indimenticabile.
E i giocatori che mi hanno colpito di più, anche questo è duro a rispondere perché ce n'erano davvero tanti. Contro la Spagna c'era Spiliqueta, José Angel, Parejo, Jordi Alba, c'erano comunque giocatori che già a quell'età noi tra virgolette non avevamo ancora fatto nulla, cominciavamo a conoscere il mondo vero del calcio e tutto, e loro insomma già avevano vissuto diverse esperienze importanti. Pensi mai a cosa avresti fatto nella vita se non fossi diventato calciatore? Molto probabilmente avrei continuato sicuramente a studiare, perché comunque so che i miei genitori ci tenevano tanto. E poi sono sincero, non lo saprei, però quello che sono sicuro è che in qualche maniera qualcosa avrei fatto, male che vada, avrei lavorato con papà. Edoardo ti chiede invece con quale compagno di squadra hai legato di più nella tua carriera. Ma diciamo che in generale le conto un po' su una mano. Sicuramente ho Pinsoglio, un ragazzo con cui sono legato molto, la Mantia, anzi la Mantia probabilmente fino a qualche mese fa eravamo inseparabili, quindi è un ragazzo che voglio un mondo di bene, Castiglia, Filippini, sono Beltrame, sono questi ragazzi qua con cui sono legato e che sento tuttora praticamente quasi sempre. Ed invece, qual è stato il mister con cui ti sei trovato meglio? È difficile perché ogni mister mi ha dato un qualcosa, anche se insomma negli anni non ho sempre giocato, ho avuto svariati problemi, però anche in quelle situazioni sono riuscito a prendere del buono negli allenatori. Se devo dirne uno in particolare, mister Lopez a Vicenza, arrivavo da un periodo in cui insomma un periodo brutto in cui non avevo dimostrato quello che realmente valevo e lui mi ha dato un'enorme fiducia, dove tra virgolette sono tornato ad essere quello che ero prima e spero di essere migliorato anche qualcosina e spero di migliorare ancora di più. Matteo ha due curiosità. La prima riguarda la colazione, ossia se l'idea adottata da quest'anno di far fare ai calciatori tutte le mattine colazione insieme prima dell'allenamento aiuti a unire il gruppo. E la seconda invece, che ruolo avevi quando hai iniziato a giocare a pallone da bambino? Penso che far colazione tutte insieme la mattina sia una cosa giustissima, una cosa bellissima, perché comunque insomma, da prima di allenamento abbiamo modo comunque di ritrovarci, di chiacchierare, di parlare e quindi credo sia una giusta cosa, una cosa che non avevo mai provato e che mi auguro in futuro comunque di continuare a farla, perché comunque sì, effettivamente ci lega molto di più. E avevo 6 anni quando ho cominciato a giocare a calcio nella squadretta del paese, davanti casa c'era il campo sportivo e ho cominciato come attaccante. E poi negli anni, siccome non passavo la palla, mi hanno sempre messo un po' più dietro per cercare di insegnarmi questa cosa, però alla fine è sempre l'attaccante. Hai mai pensato a cosa ti piacerebbe fare quando smetterai di giocare a calcio? Ma proprio pensato no, nel senso che in questo momento ho un obiettivo molto più grande che tutti noi sappiamo, un obiettivo che ci accomuna un po' tutti, però se proprio ci devo riflettere, insomma, molto probabilmente un investimento comunque assieme a mia moglie, che sia un ristorantino o un bar, comunque un lavoro che ci permetta comunque di stare, di relazionarsi con altre persone, perché comunque siamo due persone che piace comunque stare con la gente. Grazie Mattia per essere stato con noi. Grazie mille a voi, un saluto a tutti i tifosi del Grifo, vamos!